Per tre giorni i riflettori sono stati accesi a Giulianova sulla 10ª edizione di Tesori di Fattoria, una mostra mercato di prodotti enogastronomici abruzzesi. Con Andrea Berardinelli abbiamo seguito i momenti salienti della manifestazione. Una vetrina allestita per il 10º anno consecutivo dalla Confederazione Italiana degli Agricoltori tra Piazza Dalmazia e Via Nazario Sauro, nella zona della Marina. Degustazioni, sfilate di trattori d'epoca, esposizione di prodotti tipici, esibizione di gruppi folcloristici, mostre. Momento molto toccante la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del 5º premio Massimo Cerasi in memoria dell'ideatore della manifestazione ed ex presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori, un premio riservato alle tesi di laurea discusse nella Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo, che quest'anno è stato vinto da Antonio Di Giosia, da Chiara Rossi e da Fabio Felicioni. Alla cerimonia, seguita dal taglio del nastro, erano presenti il presidente nazionale della CIA Giuseppe Politi, il presidente regionale e provinciale di Teramo Domenico Falcone e Giorgio De Fabritis, il sindaco e l'assessore comunale alla cultura Francesco Mastro Mauro e Nadia Ranalli, che abbiamo intervistato. Presidente, in questi tre giorni attenzione puntata sull'agricoltura di qualità, ma un'agricoltura che affronta non pochi problemi. Sì, un'agricoltura di qualità, un'agricoltura fatta di prodotti tipici, del sapere e delle capacità degli imprenditori che investono, che producendo derrate alimentari conservano anche l'ambiente e il territorio, per un'agricoltura purtroppo che ha tanti problemi. Abbiamo le eccellenze, le cose positive che sono i prodotti, abbiamo i problemi soprattutto di reddito da parte degli agricoltori, con una situazione di forte penalizzazione da una parte per i consumatori che devono fare i conti pure loro con le difficoltà di carattere finanziario, però quando devono andare a comprare derrate alimentari queste costano in maniera eccessiva, costano, e agli agricoltori che di ciò che i consumatori pagano va sì e no il 10%. Con l'Europa che spesso penalizza con le sue decisioni l'agricoltura italiana. Sì, ma non è che l'Europa decide di penalizzare l'agricoltura italiana, che l'agricoltura italiana, o meglio chi deve fare delle scelte per l'agricoltura italiana, se mi riferisco a chi ci rappresenta sostanzialmente, non riesce a fare squadra a livello comunitario, a livello europeo, quindi là sono 27 paesi, in certo senso sono 27 interessi diversi. E quindi bisogna avere la capacità di mediare, di fare squadra, di far passare determinati prodotti, determinati problemi, determinati finanziamenti. E noi purtroppo abbiamo problemi interni da questo punto di vista. Basta ricordare che il ministro dell'agricoltura negli ultimi periodi è cambiato 4 volte e quindi non riusciamo neppure, come dire, ad abituarci al nome del nuovo ministro, quindi che già lo cambiano. Non va bene perché questo poi ci indebolisce a livello comunitario, dove alcune scelte devono essere fatte. Domenico Falcone, il presidente regionale della Confederazione Italiana degli Agricoltori. Questa manifestazione è una vetrina per i prodotti agricoli abruzzesi, ma anche un momento di confronto. Sì, diciamo che lo spirito di questa iniziativa va proprio in questa direzione. Un momento pubblico per valorizzare i prodotti del nostro territorio e nel contempo un'occasione per riflettere, discutere e avanzare delle proposte per migliorare la situazione dell'agricoltura abruzzese e italiana. E a proposito di proposte, alla luce dei problemi che in più occasioni sono stati portati all'attenzione dell'opinione pubblica, quali sono le proposte della CIA? Sì, noi partiamo da un dato di fatto: l'agricoltura italiana è una grande agricoltura, è un'agricoltura di qualità, ha prodotti tipici legati al territorio, è però in crisi, è una crisi ormai che dura da anni, è una crisi strutturale. Noi abbiamo l'esigenza di trasformare la qualità dei prodotti in reddito per gli agricoltori. Stiamo lavorando su questo come Confederazione e abbiamo lanciato un nostro slogan che racchiude un po' quella che è l'esigenza del momento. Per il futuro più agricoltura. Più agricoltura significa più prodotti agricoli, perché cresce la domanda alimentare
a livello mondiale. Più agricoltura significa più reddito per gli agricoltori, sostegno alle aziende agricole in modo che possano investire per consolidarsi e per essere sempre più presenti sul mercato. Ma anche un cambio di passo per i consumatori. Diciamo che così come si è evoluta la società, il consumatore ha cambiato atteggiamento. Noi siamo passati da un consumatore passivo a un consumatore molto attento, critico, consumatore che fa una scelta responsabile. Per cui oltre alla qualità e alla sicurezza alimentare che è insita nella qualità, questo consumatore deve trovare soddisfazione nei prodotti dell'agricoltura. Quindi la qualità è un insieme di elementi. La qualità ovviamente è fatta, come dicevo prima, di igiene, di sicurezza, è fatta di storia, di cultura, di tradizione, è fatta di innovazione. E questo consumatore che sta ritornando al prodotto agricolo, quindi sta un po' abbandonando quello che le diceva la grande distribuzione, vuole determinare con le proprie scelte, quindi scelte consapevoli, anche il rilancio di questo settore. È un momento favorevole, nonostante la crisi, per far vincere questa abbinata, e iniziative come questa che stiamo realizzando qui a Giulianova vanno proprio in questa direzione. Giorgio De Fabritis è il presidente della Confederazione Italiana Agricoltura della provincia di Teramo. Tesori di Fattoria non è una sagra, ma una festa che vuole celebrare le ricchezze dell'agricoltura. Non è una sagra perché abbiamo finalità molto diverse. Tesori di Fattoria è la proposizione delle ricchezze delle produzioni agricole teramane, ma anche di tutto l'Abruzzo, perché partecipano anche tutte le altre province. Quindi essenzialmente vuole essere questo: presentare le produzioni agricole teramane ed abruzzesi a tutti i cittadini e ai turisti che sono in questo momento sulla costa qui a Giulianova. Ma per noi ha un significato anche molto più elevato. Noi vogliamo ricordare l'importanza dell'agricoltura a tutti i cittadini. Questo è un momento in cui far capire che l'agricoltura non può essere soltanto un problema degli agricoltori. Mangiamo tutti i giorni. L'avere i cibi sicuri, avere i cibi gustosi è un interesse di tutti. Quindi è interesse di tutti i cittadini, perché questa agricoltura e questi agricoltori possono rimanere sul territorio e possono continuare a produrre. Ricordiamo però quali sono i principali problemi che la categoria affronta e quali richieste rivolge soprattutto a chi governa la regione e la nazione. E i problemi purtroppo sono tanti, sì, il problema principale è sicuramente quello del prezzo, che noi riscontriamo un prezzo estremamente basso al produttore e questo prezzo poi lievita in maniera esagerata quanto arriva al consumatore. Facciamo un esempio del cocomero, che è un prodotto di questi giorni. Il produttore riceve 10 centesimi e il consumatore paga 60, 70, 80 centesimi. Il pomodoro San Marzano all'agricoltore gli viene ristornato un 10 centesimi, li troviamo sul mercato da 1,50 euro a 2 euro, quindi un aumento di 15-20 volte il prezzo alla fonte. Allora l'agricoltore in queste condizioni sicuramente non può andare avanti. E poi c'è il problema dell'agricoltura delle aree interne, dove purtroppo, al di là di quello che si dice quotidianamente, ma vengono a mancare i servizi, chiudono le scuole, chiudono gli uffici postali, chiudono le banche, chiudono gli asili nido, per cui diventa estremamente difficile per gli agricoltori continuare a svolgere questa attività in quelle zone. Se vogliamo mantenere questa agricoltura, bisogna che la collettività nel suo insieme investa per l'agricoltura, perché l'agricoltura è vita ed è vita per tutti noi. Il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, una sinergia vincente quella dell'amministrazione comunale con la Confederazione Italiana Agricoltori, che pone l'accento, soprattutto accende i riflettori sui prodotti agricoli abruzzesi. Dice bene, è un connubio che va avanti da un decennio e si rinnova ogni anno. Io voglio ringraziare la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che anche quest'anno ha voluto rinnovare questo connubio con la città di Giulianova. È una vetrina di tre giorni che però rende conto di un lavoro che gli agricoltori portano avanti per 365 giorni l'anno in maniera difficile, difficoltosa, investendo. Oggi l'imprenditoria agricola è cambiata, ci sono giovani che si avvicinano a questo mondo, come le sa. Anche quest'anno si è voluti ricordare la figura di Massimo Cerasi, che è stato colui che ha voluto questa iniziativa Giulianova costante. Io nel 2004, quando ero il vice sindaco di Giulianova, insieme a Massimo abbiamo
voluto fortemente questa iniziativa con questo taglio nella parte alta della città. Dicevo, dopo 7 anni nella parte bassa, ma il connubio con un premio che va a valorizzare i giovani laureati in questo ramo, in questo settore, che io dico deve essere appoggiato di più, valorizzato di più. L'assessore comunale alla cultura di Giulianova, Nadia Ranalli, questa è una manifestazione che è giunta alla 10ª edizione, che viene organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, momenti anche culturali all'interno di questa manifestazione. Sì, anche quest'anno l'amministrazione comunale di Giulianova ha contribuito insieme, in sinergia con la CIA, a realizzare questa bella manifestazione che è arrivata al 10º anno. Ogni anno c'è qualcosa di nuovo che ci organizzano per renderla sempre più viva, e hanno inserito effettivamente anche degli stacchi culturali in tutte e 3 le serate. Noi siamo molto contenti che anche quest'anno quindi si faccia Giulianova. Questo è il 10º anno, come ho detto è stata scelta la location di Giulianova Lido come il primo anno. Invece gli altri anni era stata realizzata, diciamo, al Giulianova Paese. Speriamo appunto che l'anno prossimo ritorniamo nel bel centro storico. Comunque sempre in una città balneare che è meta di tanti turisti. Sì, ma questa manifestazione che promuove i prodotti tipici locali del territorio della provincia teramana, secondo me, insomma, non serve solamente al turista, ma anche e soprattutto anche ai cittadini, ai nostri abitanti, perché a noi fa sempre piacere riscoprire queste belle tradizioni culinarie del nostro paese, della nostra regione. Antonio Di Giosia, Chiara Rossi e Fabio Felicioni sono i 3 vincitori del premio Massimo Cerasi per le loro tesi di laurea, e chiediamo proprio a loro come hanno realizzato questi lavori. Mi sono laureato nel dicembre 2010 svolgendo una tesi sulla tracciabilità delle carni ovicaprine. In particolare ho fatto un lavoro rivolto quindi a percorso di tracciabilità da monte a valle lungo tutta la filiera delle carni alimentari, cercando di strutturare delle etichette in grado quindi di permettere quindi al consumatore finale di poter rintracciare la carne, visto quindi la tematica, insomma, che è molto interessante dal punto di vista della sicurezza alimentare un po' in tutti i settori. Nelle carni ovicaprine mancava questo sistema e quindi è un po' innovativo da questo punto di vista. Allora, io invece mi sono laureata nell'ottobre 2010, una tesi triennale, sempre laurea in scienze e tecnologie alimentari, e la tesi era in microbiologia alimentare. Praticamente abbiamo iniziato un progetto per la realizzazione di un prodotto, di un latte fermentato con attività ACE inibitoria in vitro. Praticamente consiste nell'attività di alcuni microorganismi che hanno di produrre dei peptidi che sono bioattivi, e questi peptidi praticamente fanno sì che appunto questo latte abbia capacità antipertensive, quindi è un problema importantissimo al giorno d'oggi. Io invece sono laureato in viticoltura e enologia, la mia tesi è una tesi tipo economico, quindi riguarda principalmente il prezzo come fattore di marketing e i prezzi che spuntano i vini abruzzesi all'interno della grande distribuzione, quindi c'è una ricerca di mercato e un assaggio proprio realizzato all'interno della facoltà. E sono usciti fuori risultati interessanti, anche perché abbiamo collaborato con l'AIS di Teramo che appunto è venuta all'interno delle nostre aule a partecipare ad una degustazione collettiva nella quale c'è stato un meccanismo di asta tramite il quale erano proprio i sommelier che facevano offerte dopo la degustazione di vini, dopo il cosiddetto blind test, quindi un test bendato. È stato molto, diciamo, anche divertente e appagante allo stesso modo. Oggi noi stiamo qui a degustare dei prodotti di alta qualità che onorano la nostra provincia, la nostra regione, e che debbono essere un fiore all'occhiello per la nostra economia e che quindi dovrebbero essere valorizzati meglio da una classe dirigente della nostra regione, che forse dovrebbe appoggiare di più anche queste iniziative. Questo lo voglio dire. Giulianova sarà sempre al fianco degli agricoltori come lo è stato in questi 10 anni.